Marco Carlone, presidente dell'associazione culturale La Pietra Remige. Associazione di Campo di Pietra, nata nel 2009, ma da 6 anni appunto ideatrice di questo premio letterario. Come nasce questa associazione e perché questo nome così particolare? Allora, l'associazione nasce per, diciamo, attraverso la cultura, in particolare già la poesia, perché era un'idea proprio nata insieme all'associazione, di promuovere anche territorialmente il Molise. E quindi difatti, come avrete notato, come saprete, noi ci spostiamo, siamo itineranti, siamo stati 4 anni a Matrice, adesso sono già 2 anni qui a Jelsi e abbiamo in progetto, poi chiaramente queste sono cose che si dicono all'ultimo momento, sono segreti, di spostarci ancora in altre località per cercare di sfatare quella cosa che a me non piace per nulla del Molise, che non esiste. Io sono pugliese, sono di Bari, ma le mie radici, come poi si può benissimo capire dal nome, dal cognome anzi, sono molisani, in particolare di Campo di Pietra. Difatti un mio omonimo dell'associazione, non c'è nessun grado di parentela, Luigino per gli amici, Luigi Carlone, ebbe proprio l'idea, dice: ma perché non facciamo qualcosa che possa restare come premio culturale, poi si è visto che lui si cimenta e cose. E da lì, diciamo, che è nato tutto, è quello che le ho detto. Quindi poi nel 2010 appunto nasce questo premio letterario, premio di poesia. Abbiamo parlato anche con Giovanni Mascia della giuria, ci ha detto che è diviso in due sezioni, bambini e grandi. I bambini sempre con entusiasmo partecipano. Con grande entusiasmo, è la cosa che ci riempie più di orgoglio, perché tra i grandi ci sono tanti professionisti, quindi nei loro curricoli leggiamo chiaramente palmarè che sono ineguagliabili. Invece i bambini sono una cosa splendida, perché grazie a Dio, con l'aiuto della scuola di Campo di Pietra, dell'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta, e soprattutto con l'aiuto del preside, del professor Di Tullio, cerchiamo di farlo diventare un gioco, ma un gioco serio. E quando i bambini giocano danno il meglio di sé. Quindi è diviso anche quello in due parti, una riservata ai più piccoli della scuola primaria e l'altra a quelli della scuola secondaria, che chiaramente esprimono i loro pensieri, i loro sentimenti in maniera diversa, in maniera forse un tantino più compresa. Però entrambi sono uno specchio bellissimo di quella che è poi la realtà che viviamo tutti i giorni. Sesta edizione, un premio che è cresciuto tantissimo, quest'anno addirittura 150 poesie sono arrivate da tutta Italia e non solo, anche dall'estero. Anche dall'estero. Noi il primo anno chiaramente siamo partiti pian piano e anche un po' timorosi di poter sbagliare, quindi il compasso era un compasso stretto che si limitava al Molise e alle regioni limitrofe. Poi invece siamo cresciuti di colpo anche alla diffusione via web del concorso, trovati i giusti, diciamo, canali di informazione, e quindi il premio possiamo dire che ad oggi, dopo 6 anni, tirando le somme a stasera, ha avuto più di 700 partecipanti, tutte le regioni italiane, perché ci mancavano la Val d'Aosta, il Trentino, e quest'anno ci sono. Grandi risultati. Quali sono i prossimi obiettivi dell'Associazione Culturale La Pietra? Uno solo. Non abbiamo pretese di crescere oltre. L'obiettivo nostro è di attrarre i giovani. L'obiettivo nostro è quello di creare anche la possibilità di passare un testimone, perché, ripeto, il premio resti così come è nato, con il connubio fra la poesia, che si sposa, come vede, anche con la sacralità dei luoghi che sceglie, e la promozione del territorio, di una terra che ci sta a cuore. L'autore traccia uno scenario inquietante dell'area di non responsabilità sociale, nella quale la dimensione umana viene annullata dalla lunga carenza di congiunzione tra vittime e carnefici. Esplorandole, l'autore coglie la palese complicità nelle violenze che annullano ogni forma di dignità e consegnano un contenitore di frammenti che vadano alla ricerca di un segno che renda possibile la ricomposizione, evocando il tempo in cui la speranza coagulava le azioni dei uomini. La poesia si lascia apprezzare per il suo linguaggio, che rende chiara al lettore
quella che si è diventata classificata. Una poesia molto dura, spesso non viene apprezzata la violenza, però l'ho scritta in un momento di rabbia e evidentemente è arrivata per questo motivo, perché è forte e sincera. È proprio in omaggio alla sincera ispirazione, alla sentita condivisione e al tenace ottimismo poetico e al rispetto di qualche insignificante neoformale. La giuria del premio letterario Campo di Pietra per la poesia, Campo di Pietra per i Molisani del Mondo, ha deciso con votazione unanime di assegnare il primo premio ai Mille Volte del Sahel di Floridana De Felicibus. Io ho scritto questa poesia di getto, sono quelle cose che escono, vengono scritte tutte di un colpo. Comunque vi ringrazio. Loredana torna per la terza volta a partecipare a questo concorso letterario, quest'anno grande soddisfazione, vediamo qui la targa prima classificata. Sì, sono molto soddisfatta, non pensavo di raggiungere un simile traguardo, sono molto contenta. Una poesia bellissima, I Mille Volti de Sahel. Sì, parla di bambini in guerra, no? Purtroppo ci sono luoghi in cui c'è la guerra, quindi ecco, non... Una poesia che ha suscitato tante emozioni anche sì, qui. È stata ispirata da immagini viste, di reportage visti su un giornale. Ho visto questa immagine di questo bambino con una gamba mozzata da metà e quindi mi è stata ispirata proprio da questa immagine. Luciana da Salerno oggi qui a Jelsi per la partecipazione al Campo di Pietra per la poesia, questo premio letterario è la prima volta e una bellissima targa ci dice che con la sua La Torre di Babele è stata seconda classificata. Una grande sorpresa veramente, perché questa poesia ha un tema molto forte, che sia arrivata ai vertici non può farmi altro che felice. Non me l'aspettavo, come ho detto prima, praticamente io ho ascoltato le poesie e la qualità è molto alta, quindi essere selezionata e arrivare quasi sul podio penso che sia una bella soddisfazione, mi sento altamente gratificata. Lei a Salerno organizza anche concorsi di poesia? Allora, io sono presidente dell'associazione Bellezza Arte Sociale. L'anno scorso ho organizzato per la prima volta un premio letterario, Il Canto delle Muse, che ha avuto un successo che ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Quest'anno a breve uscirà il secondo bando, non a breve, a giorni, fra qualche giorno. E spero di ripetere questo successo avuto nella scorsa edizione. E dal convento di Santa Maria delle Grazie a Jelsi è tutto. Il nostro viaggio in Molise termina qui. Vi ricordiamo di seguire tutte le nostre puntate sui canali 11 e 12 di Telemolise, sul canale 212 Molise Mio, interamente dedicato a Viaggio in Molise. Siamo al canale 96 per chi ci segue dall'Abruzzo e al canale 880 per tutti gli amici che ci seguono dal Lazio. Siamo anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e sulla pagina Facebook dedicata proprio a Viaggio in Molise. Noi ci vediamo con il nostro prossimo viaggio.